Oggi siamo qui a Napoli per una giornata sulle fake news organizzata da Pia Social ed è un evento che si svolge in contemporanea in 17 città italiane. Questo ci onora molto, difatti ringrazio molto la Pia Social per aver scelto anche Napoli per questi dibattiti che sono importantissimi, sono cruciali ormai anche per le pubbliche amministrazioni che sono a pieno titolo soggetti che interagiscono in questo universo del web. La pubblica amministrazione che rappresento, sia il Comune di Napoli, è presente ormai da anni sia sui social con una propria pagina Facebook, ma anche sui siti internet, e certamente ormai l'utilizzo delle nuove tecnologie è per noi vitale in una serie di settori che riguardano anche l'offerta dei servizi ai cittadini. Penso per esempio a tutto quello che è stato fatto in materia di anagrafe, dove ormai tantissimi certificati possono essere scaricati online, ma anche a tutto quello che si sta facendo nel settore dei tributi. Ormai molti tributi possono essere pagati direttamente online. Quindi diciamo che è una rivoluzione che noi stiamo accogliendo con molto interesse, perché certamente sono strumenti che migliorano l'efficienza dell'azione amministrativa. Chiaramente il Comune di Napoli, così come tutti i soggetti che si trovano a interagire in questo nuovo universo, è affetto anche da quelle che sono le cattive pratiche che dominano il web, e il tema di oggi è quello delle fake news. Purtroppo anche la pubblica amministrazione, anche il Comune di Napoli spesso viene attaccato tramite l'utilizzo delle fake news. Alcune sono anche molto divertenti, a pensarci, non sono divertenti fino in fondo, perché purtroppo vengono recepite da moltissimi utenti che girano sul web. Diciamo che credo che l'obiettivo principale dell'amministrazione, ma così come di associazioni quali la PA Social, sia quella di dotare la nostra società di anticorpi a queste pratiche, di antidoti, perché certamente bisogna cercare di sviluppare dei codici di comportamento, di innescare negli utenti anche una cultura dell'informazione corretta e veritiera.